Ciao ragazzi, bentornati a un nuovo video. Scoccia, scoccia moltissimo uscire così dalla Coppa Italia perché non ce lo siamo meritato, perché comunque abbiamo giocato 120 minuti alla pari col Milan, perché sabato abbiamo comunque una sfida fondamentale e dovremo giocarla con 120 minuti in più sulle gambe e con la consapevolezza di non essere passati in Coppa Italia, quindi di avere comunque energie, scorie ancora da smaltire, che non vengono smaltite quando c'è una sconfitta così, quindi cornuti e mazziati, perché comunque è così, le energie mentali sono più difficili da smaltire quando non ci sono i risultati che ti supportano e vedremo come andrà. La partita di per sé è stata comunque equilibrata, noi abbiamo ribattuto veramente colpo su colpo col Milan e mi è piaciuta la squadra, attenta. L'unica cosa che ho notato ormai è che la coperta è corta, nel senso che adesso siamo un po' più coperti, prendiamo molti meno gol rispetto a un mesetto fa, per dire, ma siamo molto più asfittici in zona gol, perché è così, perché la coperta è corta, quindi se tiri da una parte l'altra è scoperta. E quindi Zaza si ritrovava spesso da solo là davanti, poi Zaza, parliamo di Zaza appunto, che aveva le occasioni ma tirava dal limite della, ovunque si trovasse tirava, quindi proprio la stupidità fatta a calciatore, ma non mi sento di gettare la croce addosso a lui, così come non mi sento di gettare la croce addosso a Rincon, che ha sbagliato il rigore decisivo, perché comunque anche lui, secondo me, si è arrivato lì a tirare il rigore perché nessun altro se l'è sentita. Vuoi perché non se la sentiva per il momento? Scusate. Vuoi perché non se la sentiva per il momento? O vuoi perché magari non ne aveva più nelle gambe proprio? Cioè, erano talmente stanchi che non se la sono sentita. Quindi, per questi motivi, lui è andato sul dischetto e lì può succedere quello che succede. Cioè, è successo che Tatarusa non ha parato, ha tirato male, obiettivamente ha tirato molto male. Per il resto la squadra mi è piaciuta quasi in tutti gli interpreti, mi è piaciuto molto Buongiorno, Milinkovic, Savic, vabbè, lasciamo stare, gioca più a pallavolo che a calcio, lui va in bagarre a parare, molto molto, da molta poca sicurezza al reparto, e vabbè, va bene per questo tipo di partite dove anche se perdi, hai perso, però voglio dire, perdi la possibilità di giocarti i quarti di Coppa Italia, che brucia, però non vale come magari una sconfitta in una partita decisiva in campionato che ti manda in B. Questo è quello che penso, poi è ovvio che comunque brucia perché sei arrivato fino a lì, sai, all'inizio non ci speravo. Poi la partita continua ad andare avanti, tu vedi che tieni botta, arrivi ai supplementari, tieni botta, loro non fanno quasi nulla, cioè se si esclude un palo hanno fatto ben poco, quindi era anche lecito sperare in qualcosina, in un passaggio del turno, sarebbe stato molto bello. Purtroppo non è andata così e vabbè, mi dispiace. Però non possiamo farci nulla, quindi, anche perché se andiamo a vedere lo score di Cairo in Coppa Italia, cioè sotto la sua gestione, è penosissimo, cioè una pena totale. In 15 anni il risultato più alto è stato un quarto di finale in cui siamo stati ovviamente battuti dalla Lazio, ma basta, solo questo. Per il resto sempre solo eliminazioni, massimo agli ottavi di finale, se non addirittura prima. Mi ricordo nella Coppa Italia 2013-2014 un'eliminazione con il Pescara che ci ha battuto, quindi una roba assurda, ci aveva battuto il Pescara in Serie B, ci aveva battuto ad agosto, quindi imbarazzante, quindi parla da sé, cioè l'Alessandria ha fatto meglio di noi negli ultimi anni in Coppa Italia, tutto detto, tutto riassunto in questa frase. Vabbè ragazzi, tanto vi dovevo, contro lo Spezia speriamo di vincere perché sarebbe veramente fondamentale. Poi ho l'impressione che se non dovesse arrivare la vittoria contro lo Spezia, non dico che sarebbe B matematica, ma poco ci manca perché ci butterebbe giù a livello psicologico in un modo totale.
Vabbè, ragazzi, tutto qua. Ci sentiamo al prossimo video, appunto, per l'analisi di Toro Spezia. Grazie a tutti e ciao!